Buongiorno Friuli, ben ritrovati a una nuova edizione della nostra rassegna stampa sportiva. Anche oggi analizzeremo i vari temi che riguardano l'Udinese e non solo. Partiamo ovviamente dalla chiusura del calciomercato. Stop alle trattative dalle 23 di ieri. Si è chiusa ufficialmente la sessione estiva delle trattative di calciomercato. L'Udinese chiude senza botti, ma chiude sfoltendo la rosa, che era quello poi l'obiettivo principale di queste ultime 24 ore di mercato. Lo scrive anche il Messaggero Veneto. Udinese sfoltisce e chiude senza botti, salta lo scambio Matos Mbaye e poi Edenilson è andato a Genova mentre è restato qui Francesco Lodi. Insomma, una serie di trattative che l'Udinese ha condotto. È andato via Bubnic al Brescia, Moussa Voking si è trasferito al Tolosa, Edenilson in prestito al Genova con diritto di riscatto. Dunque l'Udinese che doveva sfoltire alla fine ha sfoltito, ci si aspettava forse anche qualche altro piccolo colpo, ma era più che altro una suggestione e non una reale necessità. Ha lasciato i botti a casa l'Udinese, scrive Stefano Martorano, salutando l'ultimo giorno di calciomercato in sordina senza aggiungere del pepe a una campagna acquisti condotta ben al di qua della deadline scattata alle 23 di ieri sera. D'altronde i Pozzo non avevano previsto di presentarsi all'ultimo giorno utile dovendo soddisfare particolari necessità, anzi alle più importanti avevano pensato per tempo con un luglio bello caldo grazie agli arrivi di Fofana, Evandro, Pegnaranda, De Paul, a cui è stato aggiunto Kums proprio in dirittura di arrivo col contratto del belga depositato in Lega l'altro ieri. Dicevamo, ci sono state queste trattative last minute che hanno riguardato però le cessioni. A un certo punto si era presentata anche la possibilità di prendere Christian Cabasele dal Watford, ma è una situazione che non si è mai evoluta. L'ultima suggestione era quella che portava a Ibrahim Baye, è stato proposto uno scambio con Reader Matos, almeno secondo il Messaggero, la cosa però poi non si è assolutamente evoluta. È stato sul punto di partire anche Tomerto, che a quanto pare è stato vicino alla Samp per stessa ammissione di Bonato, così come col Bologna, altra società che aveva individuato nell'ex CAEN un possibile rinforzo, ma poi l'Udinese ha deciso di trattenerlo sapendo anche che tra 2 settimane rientrerà a disposizione. Chi invece ha cambiato maglia è stato Edenilson, che salutiamo, ragazzo estremamente gentile e disponibile, è passato al Genova con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dei rossoblù e contro riscatto a favore dell'Udinese. In pratica sarà l'Udinese ad avere l'ultima parola il prossimo 30 giugno, decidendo meno di privarsi il giocatore esattamente con la stessa formula con cui si è privata di Verre, passato al Pescara per 4 milioni a fine giugno. Ancora poi altri movimenti, detto di Moussa Voking al Tolosa, di Bubnic al Brescia, abbiamo dimenticato di Mauro Coppolaro che è andato al Latina. Poi infine, ultimi acquisti in chiave primavera e non solo, molti giovani sono arrivati, Alex Vidizzoni, che è il portiere che si sta conquenando con la squadra da un po' di tempo, Francesco De Rossi, Andrea Gava, Paolo Caramello, Samuele Di Giusto, Samuele Di Giusto ancora, che c'è chiaramente un errore, Andrea Donatello e Marco Zamunero. Queste dunque le trattative che si sono chiuse per quanto riguarda gli acquisti, per quanto riguarda chiaramente gli acquisti del settore giovanile. Poi ancora continuiamo a sfogliare il Messaggero, si parla della polisportiva che verrà presentata quest'oggi, la polisportiva udinese. Oggi il presidente Rigotto presenterà il nuovo progetto, idee per consentire alle società friulane di farsi conoscere. Prospettiva polisportiva udinese che verrà presentata quest'oggi alle ore 12 allo Stadio Friuli Dacia Arena. Sono diverse le società che fanno parte di questa polisportiva, la più Udine, allora a Snaiero quando venne fondata nel 2010, l'AIS Hockey Aquile FVG, la Libertas Sporting Club Udine nel basket femminile, Udinese Calcio, la Rugby Udine e la Pavatovat di Udine per il volley femminile. Tre di queste società però si sono sciolte nel corso degli anni, la Snaiero ha lasciato spazio alla GSA, le Aquile fallite ed emigrate in Carinzia e la Libertas che ha chiuso i battenti nel 2014. La polisportiva presieduta da Alberto Rigotto ha però continuato a esistere con i 4 associati rimasti, Udinese, APU GSA, Pave e Rugby Udine, e adesso si ripropone con una nuova forza e con nuove prospettive. Insomma, sarà una polisportiva 2.0.
e noi siamo pronti a mostrarvi appunto questa conferenza che presenterà un attimino la situazione. Gli allenamenti, l'Udinese continua a prepararsi in vista della sfida con il Milan. È chiaro che al momento il gruppo è depauperato perché più di 10 unità sono via per rappresentare il proprio paese, sosta per le nazionali. L'Udinese però continua ad allenarsi con i giocatori che sono rimasti qui in Friuli, e tra questi c'è anche, eccolo qui, questo signore qui, Sven Kums, l'ultimo arrivato in casa udinese. Kums, prima lezione agli ordini di Iachini, e Terò è in gruppo. Era lui, Sven Kums, l'osservato speciale alla ripresa della preparazione dell'Udinese ieri al Bruseschi. Orfana dei nazionali e dei giocatori chiamati altrove dal mercato, la prima seduta di allenamento della settimana si è svolta davanti agli occhi curiosi dei tifosi. Ovviamente tutti gli spettatori per prima cosa hanno cercato e individuato il nuovo arrivo belga, seguendo con attenzione ogni sua mossa ed ogni suo movimento. Si è rivisto anche Cyril Terò a disposizione per la ripresa del campionato a Milano contro i rossoneri di Montella. Questo insomma è un acquisto nuovo praticamente per l'Udinese, che nel corso della stagione non l'ha mai avuto. 3 partite disputate finora, Terò mai disponibile, ma tutti conosciamo le potenzialità del francese. Rinunciare a Terò è comunque qualcosa che ti impone la riduzione del valore assoluto della tua squadra. Adesso con il francese qualcosina in più sicuramente la vedremo. I giocatori agli ordini di Iachini hanno poi svolto tutte le esercitazioni proposte dal tecnico e dai suoi collaboratori, e Sven Kums è stato da subito tra i protagonisti. Il tocco di palla è il tasso tecnico del centrocampista, scarpa d'oro belga del 2015, sono apparsi subito di tutto rispetto, anche se la prima uscita con i nuovi compagni non ha potuto dire molto. Ancora una volta è stato provato il 4-3-2-1 con Kums ad agire in cabina di regia. La seduta ha preso parte anche Molla Baghe, che prosegue nel lavoro di recupero e che tra poco meno di un mese sarà a disposizione della squadra. Circa 2 ore di lavoro ieri hanno contraddistinto la prima seduta dei bianconeri, che oggi e domani torneranno sui campi del Bruseschi per la doppia seduta in programma alle 10 e alle 17. E dunque è iniziata subito l'avventura di Sven Kums con i colori bianconeri. Sven Kums, che tra l'altro potrebbe prendere parte anche alla stessa amichevole che vedrà protagonista nel weekend l'Udinese. Ci sarà questo sabato, mancheranno i 10 nazionali, ma l'Udinese alle 14.55 alla Dacia Arena affronterà l'Olimpia Lubiana, lo farà in diretta su Udinese TV, e ovviamente saranno aperti i cancelli a tribuna centrale con ingresso gratuito a partire dalle ore 14. L'Olimpia è una nobile decaduta in Slovenia, ma sta cercando di riconquistare i fasti del passato con Rudi Vanoli in panchina. Subito l'occasione per vedere all'opera Sven Kums. Parliamo poi di primavera, con l'Udinese che giocherà contro la Juventus venerdì 9 settembre alle 15, non un orario bellissimo insomma per assistere alla gara, immaginiamo che tante persone saranno impegnate con il lavoro, però per ragioni televisive è stata spostata a questa data. L'Udinese che inaugurerà il campionato primavera giocando contro la Juventus, insomma medesimo destino della prima squadra, che però ha inaugurato la Serie A giocando contro la Roma. Juventus che è allenata dal campione del mondo Fabio Grosso, il campione del mondo Fabio Grosso, perché se pensiamo al 2006 il primo nome che ci viene in mente è sicuramente lui. Udinese, allenata da Luca Mattiussi, si presenterà con molti giocatori nuovi, necessaria conseguenza del mercato e del passaggio di classe con i 99 che la faranno da padrone. Tra i nomi nuovi si vedranno all'opera il terzino Zanetti, arrivato all'Inter, l'attaccante Joulou, il difensore centrale Vasco, su questo non siamo sicuri perché ci saranno dei ritardi nel tesseramento dello slovacco Vasco, che difficilmente appunto prenderà parte alla sfida con la Juventus. C'è anche il centrocampista Brunetti, prelevato dalla Vigor Peronti. Promette bene anche Borsellini, invece arrivato alla Paganese, giocatore che dovrebbe sostituire Samuele Perisan. Tornando al calendario, l'Udinese andrà ad Ascoli alla seconda giornata dall'ex direttore sportivo Cristiano Giaretta, e nel corso del campionato sarà impegnato in trasferte lunghe quali Benevento e Pescara. E sì, un calendario particolarmente corposo per l'Udinese, dispendioso dal punto di vista fisico.
A pagina 43 del Messaggero Veneto invece troviamo l'intervista a Giampaolo Tosel. I più attenti riconosceranno immediatamente questo nome. Parliamo della oramai ex giudice sportivo. Da ieri non lo è più, si chiude una carriera lunghissima. Addio FIGC, ma lo sport è la mia vita, ha detto Tosel in questa lunghissima intervista al Messaggero Veneto. L'ex PM Udinese non è più giudice sportivo. Cosa non potrò dimenticare? Il caso Raciti, una delle pagine più nere dello sport italiano, del calcio italiano negli ultimi anni, a Catania, insomma, quando si consumò un dramma tremendo. Dal sequestro Snaidero, sventato alla rivolta in carcere, alla Brigate Rosse nelle aula bunker di Mestre, era andato in pensione dal marzo 2000. Ancora poi ho messo sotto processo migliaia di miei concittadini, figuriamoci se per l'Udinese, che ho giudicato per i passaporti falsi, non lasciavo da parte l'emotività. Ancora poi il caso Higuaín, le 4 giornate combinate a Higuaín dopo il match di Udine, reazioni mediatiche inevitabili perché il Napoli si giocava la Champions, però anche lì, insomma, ci fu forse uno scalpore esagerato per quello che fu la punizione a Gonzalo Higuaín, che nei fatti mise le mani addosso all'arbitro. Per cui io credo che questa sia una situazione che nel giudizio di una squalifica non può che avere un peso importantissimo. Quelle 4 giornate furono oggetto di polemiche, soprattutto perché la Juventus era in fuga e il Napoli stava cercando in ogni modo di inseguirla, ma in pochi sottolinearono la scarsa gestione dei nervi di Higuaín. Al suo posto arriverà il presidente della Corte d'Appello, Mastrandrea. Dunque facciamo un in bocca al lupo anche a lui. Sappiamo che non è un'attività semplice, soprattutto è sempre spesso oggetto di critiche, però è un lavoro di grande responsabilità. Mentre a pagina 45 troviamo una conoscenza di Udinese TV e anche dei tifosi dell'Udinese. L'anno scorso tanti ricorderanno l'Udinese Track, che ha girato per il Friuli e non solo a diffondere il verbo bianconero, promozione della campagna abbonamenti, e sul track c'era anche lui. Chi è? Luca Chiarvesio, 20 anni di Fagagna, freestyler, col pallone fa praticamente qualsiasi cosa. Si è laureato da pochi giorni campione mondiale nella categoria Challenge a Praga, una categoria tecnica riservata all'uso esclusivo delle gambe, attestandosi così tra i primi 16 freestyler più forti dal mondo. Solo un mese prima a Roma, Chiarvesio aveva vinto il torneo nazionale Intralot laureandosi campione italiano. Dunque, assolutamente facciamo un grande in bocca al lupo per il futuro della sua carriera da freestyler, ma soprattutto un grande applauso per questo traguardo meraviglioso che ha raggiunto pochi giorni fa e che soprattutto, insomma, noi Udinese TV abbiamo avuto modo di valutare prima che prendesse parte alle gare ufficiali con i nostri occhi. Il Gazzettino: l'Udinese chiude senza botti dopo l'arrivo del centrocampista Kums, nessuna novità finale, mancato l'arrivo di un marcatore centrale, e De Nilsson invece torna al Genoa. Queste le trattative che abbiamo analizzato anche prima insieme sul Messaggero Veneto. Chiusi i termini per i trasferimenti: Sfumati, Cabasele, Prodel e Tisserand, ma nessuno di questi era mai sembrato un obiettivo reale, siamo onesti. Andando via De Nilsson, che va al Genova in prestito con diritto di riscatto, sembra fissato il diritto a 5 milioni di euro, anche se le trattative poi non sono state rivelate nelle loro cifre ufficiali. Rimangono Terò, Lodi, Koné ed Ertò, via come detto Moussa Oukhinga al Tolosa, Bubnić al Brescia e De Nilsson al Genoa, e Coppolaro che è andato al Latina. Sfumate tutte le varie trattative in avanti, quantomeno quelle trattative che mediaticamente erano state promosse, ad esempio Kevin Lasagna, che alla fine è rimasto al Carpi a giocarsi le sue chance. Una campagna acquisti rinvigorita rispetto al passato, 3 titolari sotto i 23 anni, ora solo campo fino a gennaio. Finalmente sarà soltanto il terreno di gioco a parlare e a giudicare il valore di questi ragazzi. Armero resta pronto a guadagnarsi la fiducia, lo scrive Marco Agrusti.
Un'altra chance, Pablo Armero resterà all'Udinese almeno fino a gennaio, si giocherà un posto da titolare con Samir e Ali Adnan sulla fascia sinistra. Nonostante l'intenzione della società fosse quella di trovare un acquirente per il colombiano, alla fine il mercato ha emesso la sua sentenza. Nessuna trattativa reale, resta a Udine. E noi facciamo un grande in bocca al lupo anche a Pablo Armero con l'augurio che possa assolutamente affermarsi ancora una volta con la nostra maglia. Andiamo adesso sul Sole 24 Ore, che analizza quello che è stato il calciomercato delle italiane, ed è stato un calciomercato a record, perché in molti parlavano di rubinetti chiusi, in realtà i rubinetti sono stati aperti, come fiumi di denaro hanno trovato davvero grande spazio nel corso di questi ultimi mesi. Scorre davvero tantissimo il denaro in estate. Sembrava che le italiane avessero comunque una tendenza al low profile, non è stato assolutamente così. In Serie A, affari per quasi 700 milioni, Juve protagonista dell'estate e l'Inter insegue. La panoramica dei 30 affari più onerosi del calciomercato mondiale, non è un caso che due riguardino proprio il calcio italiano. Il primo è Paul Pogba, che passa dalla Juventus al Manchester United per 105 milioni di euro, diventando così l'acquisto più costoso della storia del calcio. Ma il secondo è Gonzalo Higuaín, che dal Napoli passa alla Juventus in quella che è stata la trattativa mediaticamente più forte forse della storia del calcio italiano, perché Napoli e Juventus sono rivali odiatissime da anni. Vedere giocatore simbolo di una squadra che passa all'altra è sempre uno shock, figuriamoci per una cifra come quella di 90 milioni. E poi sul podio c'è Hulk, che è passato dallo Zenit allo Shanghai Shipg per 55 milioni di euro. Ci sono poi anche altri italiani in corsa. L'Inter chiude la top 10 con João Mario, che è passato dallo Sporting Lisbona all'Inter per 40, in realtà sono 45 milioni di euro. E poi ancora, se scendiamo, troviamo la Juventus, che ha acquistato Pjanic per 32 milioni, il Napoli, che ha preso Arkadiusz Milik per 32 milioni, Morata, che passa dalla Juve Real per 30 milioni, e ancora Gabriel Barbosa, Gabigol, che invece passa all'Inter per 27,50 milioni di euro. Insomma, davvero l'Italia che torna prepotentemente sulla scena del calcio mondiale, e lo fa con dei grandissimi acquisti. La Gazzetta identifica comunque sempre la Juventus come la regina del calciomercato, del resto non potrebbe essere altrimenti per i colpi che vi abbiamo appena elencato: Higuaín, Pjanic, Benassia, Dani Alves, Piazza, lo stesso Cuadrado che è arrivato nelle ultime ore. Acquisti pazzeschi che proiettano la Juve come la grandissima favorita per la vittoria del sesto scudetto consecutivo, e su questo c'era ben poco da discutere, ma c'è il suo nome anche tra le favorite per la vittoria della Champions League. Gli altri voti del mercato: 8,5 al Napoli, scommessa Milik e tante soluzioni, rosa completa. L'Inter, che merita un 8, non è arrivato l'ultimo acuto, ma che acquisti. Il Torino, che invece merita un 7, Torino che ha acquistato la giornata di ieri Joe Hart, portiere fino all'anno scorso titolare al Manchester City. La Roma invece merita un 6+, Bruno Perez, iniezione di classe per Spalletti. La peggiore di tutte è invece, secondo la Gazzetta, il Milan, che viaggia su un poco lusinghiero 4,5. C'è Mati Fernandez al Cagliari Brucia, è stato Cosentino, che sarebbe l'agente appunto di Mati Fernandez. Milan che non ha fatto grandi acquisti, oggettivamente non è andata così, ma può comunque dimostrare di essere una formazione di livello, soprattutto lo sta dimostrando, diciamo, sul campo, perché le prime due partite sono state di grande qualità da parte del Milan di Vincenzo Montella, che ha battuto il Torino, ottima squadra come abbiamo visto anche dalle pagelle del mercato, e ha perso con il Napoli per 4-2, ma ha comunque messo in difficoltà la formazione di Sarri, chiuso in 9, certo si è fatto un attimo prendere dal nervosismo, ma ha fatto una buona impressione. Dovrà fare una buona impressione anche questo signore qui, lo riconoscete, Super Mario Balotelli, che da oggi in poi potremo chiamare anche Mario, perché si è trasferito in Francia, a Nizza. Ultima chance, mi manda Garibaldi, è stato anche simpatico Balotelli, che cercherà di tornare ad essere
il campione che ricordavamo fino a qualche anno fa, adesso è entrato in questa spirale di negatività dalla quale ci auguriamo possa uscire al più presto, anche e soprattutto per la nazionale italiana. Il caso, allarme bomba a Francoforte, Maximovic firma col brivido, si è chiusa la trattativa tra il Torino e il Napoli per 28 milioni di euro, Maximovic però non è riuscito a effettuare le visite mediche con il Napoli a causa del problema che appunto ha bloccato l'aeroporto di Francoforte, ma alla fine ha firmato senza visite mediche, si è andati così, a occhi chiusi. In Premier Conte riprende David Luiz, Ranieri invece chiude per Slimani e poi l'ex azzurro, eccolo qui, Balotelli, come vi ho detto prima, mi manda Garibaldi a Nizza. Taglio basso, Italia comincia l'avventura, il CT vira su Berardi o frainteso, punto su di lui in un 4-2-4 e su questo siamo molto più contenti. Oggi c'è il debutto della nuova nazionale, la nazionale post-Conte a Bari, ore 21 con la Francia via al dopo Conte. Il rompipallone già in gnocchi, Galliani traccia un bilancio del suo mercato, ho fatto un solo acquisto. A 150 recensioni di ristoranti su TripAdvisor. Anche qui si va sempre sul sicuro quando si scherza sul Milan. Vediamo velocemente quello che è il pagellone del mercato. Ci concentriamo sull'Udinese che secondo la Gazzetta merita un 5. Eccolo qui la formazione con i nuovi acquisti: Samir, Kums, Fofana e De Paul. Spesi 8,8 milioni, mentre le entrate sono 27, saldo positivo di 18 milioni e 2. Questo è sempre qualcosa che va sottolineato. Eccole qui, gli acquisti e le cessioni, e poi le entrate arrivate dalle cessioni di Zielinski e Berre, Udinese, che allora non parte con il favore dei pronostici, ma starà alla squadra di Iachini far assolutamente rimangiare tutte queste critiche a suon di prestazioni. Chiudiamo con la prima pagina del Corriere dello Sport, due Juve da scudetto, sì, perché la Juve A e la Juve B sono formazioni di incredibile livello, forse superiori anche alle altre squadre. La seconda squadra della Juventus è forse più forte anche delle inseguitrici. Quella qui, la Juve B, Neto, L'Extender, Rugani, Benassia, Evrasa, Moa, Lemina, Sturaro, Cuadrado, Mandzukic e Piazza, mentre la Juve A è questo agglomerato di campioni che vede Dybala, Higuaín su tutti, ma insomma anche Khedira, Pjanic, Dani Alves, Bonucci, davvero troppi i giocatori forti a disposizione della Juventus. Taglio basso, Napoli che ha rischiato di perdere Maximovic, ma alla fine è arrivato. Cerci è saltato, è bello poi vedere a fine mercato quali sono i colpi che non si sono chiusi. Cerci ha fatto le visite mediche col Bologna, ma le ha fallite a sorpresa, e dunque è rimasto all'Atletico Madrid, dove è praticamente fuori squadra. Cassano invece ha rifiutato Palermo per motivi familiari. La Roma sembrava aver chiuso per Wilshere dell'Arsenal, ma alla fine non se ne è fatto più nulla. Balotelli che va al Nizza. Il Crotone che prende Trotta, Falcinelli e Krizetic. E infine Mati Fernandez che aveva praticamente firmato con il Cagliari, ma alla fine ha scelto il Milan. Cagliari, che come potete vedere l'ha presa bene e ha deciso di denunciarlo. Era questa l'ultima notizia della nostra rassegna stampa sportiva. Si è chiuso il mercato, adesso parlerà soltanto il campo e ci auguriamo possa farlo nella miglior maniera possibile. A me non resta che salutarvi e augurarvi, come al solito, un buongiorno Friuli.